Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi voglio parlarvi di un piramidale un po' diverso dal solito, del piramidale di Chuck Sipes, famoso bodybuilder old school, che voglio proporvi oggi come spunto per i vostri allenamenti. E di come funzionava questo piramidale ne parliamo oggi, dopo la sigla. Se voi cercate gli allenamenti di Chuck Sipes o nello specifico cercate quello che scriveva il suo coach, che scrive il suo coach Dennis Wace, trovate veramente tanti metodi interessanti, soprattutto ci sono un sacco di libri di Wace con tantissimi, tantissimi metodi. Ma il piramidale che voglio proporvi oggi è un piramidale ad alto volume che sembrerebbe essere usato in modo molto frequente da Sipes, un metodo che possiamo definire assolutamente per il power building, sia per chi vuole l'ipertrofia, sia per chi vuole sviluppare la forza. Come funzionava questo piramidale? Beh, si parte da 8 ripetizioni e si fanno 2 set, poi si aumenta il peso, si fanno 6 ripetizioni, sempre per 2 set, si passa a 4, 2 set, si passa a 2 ripetizioni, 2 set e si passa a 1 ripetizione, 2 set. Quindi abbiamo 10 set complessivi. Come funzionano? Funzionano che appunto ogni peso viene ripetuto 2 volte per lo stesso numero di ripetizioni, perché l'idea è che ripetere 2 volte il peso fa percepire il secondo set come meno stressante. Quindi io ho già provato quel peso, invece che alzare per 10 volte il peso, lo alzo solo 5 e il secondo set viene percepito come meno stressante, quindi permette di fare volume aggiuntivo senza aggiungere la stessa fatica che aggiungerei aumentando continuamente il peso. Quindi il secondo set aumenta volume risultando un po' meno tassante. Poi ovviamente stiamo parlando di 10 serie, non si può certo dire che non siano tassanti. Se qualcuno volesse provarlo, avrebbe tutti i range utili. Abbiamo da un lato i range a ripetizioni medio-alte, 6-8, che permettono sicuramente un buon tempo sotto tensione, un buon volume nel range ipertrofico classico, e abbiamo poi le ripetizioni più basse ad alta intensità che permettono di andare a sviluppare molto di più la componente neurale, diciamo coordinazione, si usano carichi alti e andiamo a sviluppare molto di più la forza. Difetto, sicuramente le ripetizioni sono tante, il volume è molto alto, 10 serie sono parecchie e può non essere per tutti. Quindi come possiamo applicare noi questo piramidale di Sipes? Ci sono almeno 2 modi. Il primo è spezzarlo e farlo gradatamente, nel senso che magari noi vogliamo provare questo metodo, partiamo da 8-8, 6-6, 4-4, fine. Proviamo a progredire su questo schema e nel tempo, quando vediamo che siamo al limite, spostiamo il range. Quindi invece che fare 8, 8, 6, 6, 4, 4, nel tempo magari poi facciamo 6, 6, 4, 4, 2, 2. Proseguiamo, proseguiamo e nuovamente quando arriviamo allo stallo si scende, quindi 4, 4, 2, 2, 1, 1 e così via. Oppure possiamo gradatamente nel tempo aumentare sempre di più il volume, quindi io inizio 8, 8, 6, 6, 8, 8, 6, 6, poi 8, 8, 6, 6, 4, 4, aumento sempre di più il volume in magari 10, 12 settimane fino a provare a chiudere lo schema completo. Questo è un approccio. Altrimenti trovate proposti diversi approcci che possono essere quello del fare questo piramidale in versione molto più corta, 7, 7, 5, 5, 3, 3. O 6-6, 4-4-2-2 o 5-5-3-3-1-1. Sono solo numeri. L'idea alla base di questi metodi è quella di fare 2 volte lo stesso carico. Un buon metodo, carino, io sinceramente lo sto provando. Sono partito da 10, perché ci sono tante versioni, ci sono anche quelle che partono da 10. Sono partito da 10, sono arrivato a 6 e col tempo voglio provare a chiuderlo tutto, quindi provare ad arrivare a 1. Già solo che partendo da 10 e chiudendo a 6, quindi facendo in totale 6 set, quella mezz'ora 40 minuti vengono portati via perché i recuperi sono liberi, però vediamo se riuscirò ad arrivare a 1 e soprattutto riuscirò a sopravvivere. Gli allenamenti di Sipes quindi erano parecchio voluminosi e se volete provare una scheda di questo tipo, lui divideva in push e pull gambe, nel senso pull gambe insieme, quindi c'erano squat, c'erano stacchi, c'erano rematori insieme, contrazioni e una giornata in cui faceva spinta orizzontale e verticale, quindi da un certo punto di vista la giornata di pull era un pochino più pesante, però questa era la sua divisione, quindi se volete provarla potete provare questo schema su esercizi magari nella stessa seduta come panca, come military, come dip e magari fare un paio di complementari per le braccia, oppure
e nella seduta B c'è lo squat, c'è lo stacco rumeno possibilmente e c'è rematore e trazioni e bicipiti. Quindi le sedute sono parecchio pesanti, come dicevo magari potete farle AB su 4 giorni a settimana o AB la settimana successiva e partite graduali e piano piano aumentate il volume in modo da cercare di sopravvivere. Ovviamente poi per assurdo gli allenamenti di Sipes erano ancora più pesanti di questi, quindi ce ne sono veramente tanti in giro per la rete. Questo è uno di quelli che mi piace di più perché va dritto al sodo, quindi è anche ideale per chi magari si allena a casa, ha solo un bilanciere e poca attrezzatura, e ripiegare sull'old school in questi casi credo sia sicuramente la via migliore. Spero che questo metodo vi sia piaciuto, io sinceramente sto riscoprendo parecchio i metodi old school che sono molto più pratici. Sono anche molto più divertenti di particolari schemi che si trovano magari oggigiorno, percentuali, autoregolazione, cioè sono un pochino più diretti, ma non per questo meno funzionali. Spero che il video vi sia piaciuto, se avete delle domande lasciatemi pure un commento e noi ci vediamo al prossimo video.